Carmelo Sciascia è uno dei 12 lavoratori che dovrebbe essere lasciato a casa dal gruppo Cozzi Parodi e qui insieme ai suoi colleghi e al sindacato a manifestare perché insomma, voi dite che l'azienda non ha rispettato gli accordi. L'azienda non ha rispettato gli accordi in nessun senso, né in uno né nell'altro. Cioè Cosa prevedevano questo? gli accordi prevedevano che loro ci garantivano quattro stagionalità fino al 2018 perché volevano realizzare il TFR, però il TFR l'hanno realizzato come hanno voluto loro e devono ancora concludere i pagamenti. Il nostro accordo di essere riassunti non se ne è fatto niente, anzi ultimamente hanno detto che i vecchi non li avrebbero più riassunti, non hanno più intenzione di riassumere. Vorremmo sapere almeno il motivo perché non ci vogliono riassumere. Avete provato a parlare con la proprietà? Abbiamo provato, ma nessuno risponde, non ci sono mai, non ci danno nessun colloquio. Arrivato a questo punto non sappiamo più cosa fare.